Sono Vincenzo Riccardi, sono un consulente, sono un autore di libri di management della ristorazione e, come molti di voi, sono un imprenditore. Io e il mio team di Food Costing Cloud abbiamo deciso di intervenire in modo diretto alla situazione del momento, così limitante per tutti noi, mettendo a disposizione attraverso una serie di strumenti, tra cui questi video, il nostro supporto per proteggere le nostre aziende e per contribuire a garantire lo status delle persone che dipendono da noi in questo momento. Vogliamo offrire il nostro know-how a tutti quelli che, come noi, in questo momento storico, vivono una realtà che fino a qualche giorno fa ci sembrava impossibile, ma che di fatto oggi questa situazione compromette le nostre attività e il nostro restaurant business. Chiarito questo, ora voglio spiegare in modo molto rapido cosa succede ad un'azienda di ristorazione in situazioni e contesti di recessione tipo il blocco che stiamo avendo. L'azienda è simile ad un essere vivente e trova vita nelle sue persone, nelle persone che la dirigono, che la guidano, che ci lavorano. Se queste persone, in occasioni difficili come queste che stiamo vivendo, non hanno la mente sgombra, la questione si complica ulteriormente. Dopo l'inganno, poi la beffa. L'azienda, nella sua funzione di scopo sociale, si blocca e ne subisce le conseguenze dirette nell'incapacità di scelte del manager. Partiamo da un concetto, quindi. Le aziende siamo noi. E noi siamo quello che pensiamo. Le tue scelte sono il risultato del tuo dialogo interno. Come ti parli, così stai, e come parli, così fai stare le altre persone. In situazioni del genere, se i nostri pensieri non sono ben direzionati, il nostro cervello fa scattare dei meccanismi di difesa che però possono portarci ad avere comportamenti contraddittori e prendere delle decisioni sbagliate. In questo momento le nostre imprese hanno bisogno di scelte chiare, di scelte audaci. La prima cosa da fare quindi è capire come funziona la nostra mente, così da poter prendere distanze da quei pensieri degenerativi e ottenere il massimo del risultato dalle nostre performance. In contesti critici, come dicevo, il nostro cervello legge una situazione di pericolo e di conseguenza ci mette in stato di preallerta. Un po' come succedeva nella savana quando i nostri antenati andavano a caccia. In queste situazioni il nostro cervello attiva quei recettori, quegli ormoni che contribuiscono a lungo andare ad un aumento di livello di stress e di inquietudine. Leggevo su un testo di PNEI, psico-neuro-endocrino-immunologia, una neuroscienza che sto studiando in questi ultimi 2 anni della mia vita. Quindi è scientificamente provato che in queste condizioni il nostro cervello manda in circolo alti livelli di cortisolo, di adrenalina, di neuroadrenalina, e queste sono le peggiori condizioni per gestire un'azienda o deciderne le sorti in condizioni di recessione come quella che stiamo vivendo in questo momento. Quindi la prima cosa da fare è trasformare il valore chimico all'interno del nostro corpo. E per farlo, oltre ad una costante attività fisica depurativa che faccia scaricare un po' le tossine accumulate, che poi in questo periodo non per tutti purtroppo è possibile, devi modificare il sistema di pensiero legato alle terminologie e alle parole che usiamo. Sì, secondo gli studi di come il linguaggio influenza il nostro e l'altrui cervello, le parole trasformano il cervello di chi le pronuncia, ma anche di chi le ascolta. E da questo punto dobbiamo essere coscienti dei risultati che vogliamo avere per noi e per i nostri interlocutori. Attenzione alle parole che diciamo, quindi. Intanto c'è da dire che ogni parola espressa o pensata evoca un'immagine. Alle immagini sono legate delle emozioni e alle emozioni sono legate gli stati d'animo. Quest'ultimi non sono altro che una reazione della nostra chimica interna. Ecco perché quello che mi dico, come me lo dico, così mi fa stare. E cosa dico e come lo dico agli altri, così fa stare gli altri.
ci piaccia o no, il cervello funziona purtroppo o per fortuna in questo modo. E la prima cosa che devi sapere è che evocando un'immagine non fai altro che rinforzare il legame emotivo e chimico che porta questa dietro. Questo vuol dire che se vuoi comunicare con te stesso o con gli altri usando termini come pericolo, come angoscia o preoccupazioni, problemi, spavento e così via, nel tuo e nel loro cervello si attiva immediatamente lo stato di preallerta che innescherà le reazioni ormonali di cui ti parlavo prima. E la questione riguarda anche se queste immagini vengono negate. Sì, se alle parole come quelle di prima gli aggiungiamo un bel non, l'effetto resta lo stesso. Con parole come non ti preoccupare, il tuo cervello sente comunque preoccupare. Questa situazione non spaventa, il tuo cervello evoca l'immagine associata allo spavento. Quando parli tra le te e comunichi con i tuoi clienti o con i tuoi collaboratori, che in questo momento hanno poi bisogno di uno stimolo, dei supporti, sappi che questo è quello che potrebbe succedere. Cosa facciamo quindi? Ridefinisci e sostituisci i termini e le frasi che innescano questo meccanismo con termini evocativi di tranquillità e di sicurezza. Per esempio, puoi ridefinire alcune frasi o termini e preoccupazione diventa un momento di incertezza. Difficile può diventare un momento impegnativo, per esempio. Problema può diventare grattacapo o un grattacapo. Ecco, questo qua addirittura mi fa sorridere perché mi sposta il focus, grattacapo che si significa, no? Quindi scrivi sul foglio e la tua agendina magari quelle parole, quelle frasi viziate che solitamente scatenano quei meccanismi di difesa ormonale e sostituiscili con pensieri evocativi di qualità. All'inizio, per chi non è abituato, potrebbe restare un po' impegnativo, ma io e il mio team comunque siamo a disposizione per qualsiasi supporto. Sentiti assolutamente libero per i prossimi mesi di studiare tutti i video che abbiamo preparato, di utilizzare il metodo esclusivo di controllo di gestione che la piattaforma Food Coaching Cloud ti mette e ti propone come soluzione immediata al modello di business, che dovrai necessariamente rivedere appena metterai nuovamente le mani nella tua azienda o nella tua attività e professione. Ho voluto creare questi video in un momento di epica importanza, perché sono certo ognuno di noi in questi giorni debba essere chiamato a dare il meglio di sé e condividere il proprio know-how con le altre persone. Per cui qui non stiamo parlando solo di restaurant business, ma parliamo di aziende. E le aziende sono fatte da persone che hanno una vita, una famiglia, dei bambini. E quindi è nostro compito, è compito di tutti noi oggi esserci per gli altri. Il mio invito di cuore da uomo, da padre e da consulente è quello di divulgare questi messaggi anche ad altri colleghi, perché in questo momento l'unico vero strumento che abbiamo a disposizione, l'unica arma possibile, è la conoscenza. Insieme facciamo girare questi messaggi. Usiamo l'hashtag Ristoratori Uniti, mandiamolo a tutti i colleghi che conosciamo. Diventiamo un organismo unico. Facciamolo perché solo insieme superiamo questa situazione. Solo insieme vinciamo e ne usciamo più forti che mai. Ecco. Questo è il modo che io e il mio staff abbiamo trovato per contribuire. Adesso tocca a voi diffondere.